Manca davvero poco l'inizio della stagione 2024 della MotoGP e proprio nella giornata di domenica 3 marzo il tre volte campione del mondo Francesco Bagnaia ha incontrato presso la sede del fans club a Chivasso i suoi tifosi. Sono arrivati in centinaia a salutare il proprio beniamino, il più lontano, arrivava dalla Spagna, da Malaga per la precisione, ma c'era anche chi è arrivato per l'occasione da Reggio Calabria, da Roma, dal Mugello. Solare, gentile e spiritoso come sempre, Pecco si è abbandonato all'affetto dei suoi tifosi che non l'hanno abbandonato nemmeno per un secondo durante la scorsa stagione, gli stessi che hanno vissuto con trepidante attesa le notizie cliniche che arrivavano dall'ospedale dopo la terribile caduta a Barcellona. Tante le domande che gli sono state rivolte dalla sua nuvola rossa, che è pronta a sostenerlo anche in questa stagione, che inizierà proprio questo fine settimana in Qatar. Volevo chiederti cosa pensi realmente di queste gare sprint, se sono davvero così ottimali oppure no. E poi un messaggio ai giovani, giovani piloti, io ne seguo tanti, giovani, qual è il messaggio per loro? Ma allora, le sprint non sono una bella cosa, sicuramente, per chi guarda, però andrebbero fatte un po' meno, secondo me, ce ne vorrebbero la metà. Troppe, tutte le gare, le sprint, poi ci si chiede come mai siano raddoppiate le cadute o gli infortuni. Comunque due partenze ogni weekend, non solo fisicamente, anche mentalmente, nell'arco di una stagione, portano a essere un po' più stanche a fine stagione, però lavoriamo apposta appunto per essere pronti a tutto e quindi fisicamente e mentalmente siamo pronti. Però ce ne fossero meno sarebbe più bello, secondo me. Darebbero più valore al tutto. E invece per i giovani l'unica cosa che mi sento di dire è di crederci, di divertirsi, di non perdere mai lo spirito del divertimento, del gioco, perché purtroppo molto spesso i genitori si mettono troppo dentro al sogno del figlio, e molto spesso è più il sogno del genitore, e quindi perdono l'essenza del tutto. Quindi spesso un bambino si dimentica anche che deve essere un gioco. La mia fortuna è stata quella che i miei genitori mi hanno sempre fatto divertire, cercando di spiegarmi che quando uno si impegna per un qualcosa si impegna al 100%. Però diciamo che io so che la federazione si impegna al 100% per riuscire a trovare una quadra con tutti, che non è mai facile accontentare tutti, però sono sicuro che nei prossimi anni sicuramente si farà un passo in avanti grande, si spera, anche perché comunque c'è bisogno di tanti altri piloti italiani che vengano su, e so che ce ne sono diversi che stanno crescendo bene, però ovviamente si spera sempre in un qualcosa in più. Grazie. Io sono molto